anche questa mattina si sono riuniti, sono circa 300 persone davanti alla sede della prefettura di Napoli qui a largo di Palazzo, dove stanno veramente arrabbiati, arrabbiatissimi, non vogliono, molti non hanno ricevuto ristori, ma loro non vogliono, non chiedono ristori, chiedono solo la dignità e, la, e il diritto al lavoro. Seguite il servizio. Un gesto di rabbia forte. Un gesto di rabbia scatenato dal fatto che sono 20 anni che pago 4.600 euro all'anno di INPS allo Stato, gli ho dato solo di INPS 90.000 euro, a parte l'IVA, l'HCCP e tutto il resto. Lo Stato l'anno scorso mi ha dato 600 euro, tre figlie di cui due all'università, un'altra già laureata. Io non so che mettere a tavola. Che metto? Le promesse di Luigi Di Maio e di Roberto Fico, che grazie a me stanno lì a prendere 21.000 euro al mese. A me mi hanno bruciato anche una roulotte, ci ho rimesso pure una roulotte, oltre un'attività e oltre tutto quello che ho perso. Qual è la sua attività? Avevo un consorzio agrario, a dicembre del 2020 ormai l'ho chiuso. Sono 10 anni che lotto per l'ambiente e noi ci conosciamo bene. Lotto per le discariche di pianura di cui nessuno ne vuole parlare. Il cancro fa 400.000 morti l'anno. Il Covid ne ha fatti 100.000, perché del cancro non se ne parla mai? Si parla solo del Covid. Per 100.000 morti abbiamo chiuso l'attività intera di uno Stato intero e l'abbiamo fatto fallire. Per 400.000 morti nessuno ne parla. Perché? Perché il SISDI e il SISMI ha messo il segreto di Stato sulle discariche di pianura? Perché su pianura non si può indagare? Oggi siamo qua con l'associazione Partita IVA Campania. Siamo stanchi di avere questi soprusi da parte di uno Stato dittatoriale che ci ha dato solo le elemosine fino adesso. Sono chiusi 400.000 ditte quest'anno, sono fallite grazie a questo comportamento di uno Stato che non ha pensato alla piccola media impresa, che non ha aiutato le partite IVA, ci ha solo mortificato, ci ha tolto la dignità. Dobbiamo un attimo avere un colloquio con Draghi, cercheremo tutti i lunedì di stare qua in piazza ad oltranza, perché non ce la facciamo più, vogliamo riacquistare la nostra dignità, vogliamo che i negozi vengano aperti, i parrucchieri vengano aperti, i ristoranti vengano aperti, perché non è possibile che oggi un centro commerciale, un supermercato abbia l'assembramento all'interno con tanta gente che va a fare la spesa, poi un barbiere che fa entrare una persona alla volta deve rimanere chiuso. La mia attività è ex imprenditore, perché ho chiuso la partita IVA, perché per una situazione così diciamo dannosa per i cittadini e anche per le imprese non è sostenibile. Ma io faccio una domanda al governo Draghi: se sul tavolo ci sono 80-90 miliardi a disposizione e gli imprenditori in Italia hanno subito perdite per 1.000 miliardi di euro, la matematica non è un'opinione. Il governo Draghi, in qualità che abbiamo un professore che già sa la sua materia, perché sta bleffando nei confronti dei cittadini di farli rimanere chiusi? Quindi vi sentite traditi? Ma traditi e anche delusi, anche perché tu stai bleffando, perché sul tavolo qui tra alberghi, ristoratori, pizzerie, pub ci sono danni per miliardi di euro, 1.000 miliardi, sul tavolo ce n'è 80, gli altri 900 miliardi di euro, da dove li prendi? Quindi devi obbligare, non puoi obbligare la chiusura, ma devi subito dare un'apertura a questi imprenditori. Faccio il parrucchiere da tanti anni, però le posso dire questo: tenendo chiusi i negozi, questo Stato sa che favorisce ancora di più l'abusivo, e in questo momento storico è pericolosissimo andare a casa delle persone, si distribuisce più il virus. Poi questa zona rossa, ma dove sta questa zona rossa? Che stanno tutti quanti per strada, tutti aperti. Siamo stati penalizzati soltanto con il governo Conte. In zona rossa ci hanno lasciati aperti. Ho nato a 9 anni, ho iniziato il mio lavoro rischiando con le epatite, che ancora oggi. Barbiere parrucchiere. Perché dobbiamo pagare tutte queste accise, che siamo chiusi, mi è arrivata una bolletta di 120 euro e come a tutti noi colleghi? Ci devono togliere tutte queste accise, non possiamo più. Continuiamo a pagare tasse, imposte, qualsiasi cosa. Noi tra 15 giorni ci arriverà la famosa pagamento dei contributi previdenziali.
con quali, quali fondi devo pagare, devo decidere di pagare non i contributi più niente, ragazzi. O devo decidere di non mantenere una famiglia, figli, ci sono dei bambini, ci sono spese di casa, oggi abbiamo due spese, quelle di mantenere un negozio, un'attività ancora viva, ma anche quella di una famiglia comune.